Da Foligno partono i falchi per disputare l'incontro valevole per la 24ª giornata di campionato di promozione Girone B. Si gioca a Bevagna, uno dei borghi più suggestivi della Valle Umbra, una trasferta lontana appena 8 chilometri. Ma andiamo al Palmieri, dove ci aspetta Graziano Baccarelli. Qui siamo qui alla stadio dei Palmieri di Bevagna, un derby fantastico, il derby che praticamente manca da tantissimi anni, Foligno-Bevagna, e sarà un grandissimo pubblico, una grandissima atmosfera, perciò vinca il migliore da Giorgio Polli, Graziano Baccarelli qui al Palmieri. Si apre il sipario tra Bevagna e Foligno 1928, spettatori godetevi il film di questo grandissimo derby in una giornata estiva, campo in perfette condizioni, dirige la gara Leonardo Fiume di Orvieto. Al primo fondo il Foligno si porta in vantaggio, al 16° Aiudere di tacco, serve l'attaccante Vichi, collo pieno, palla nell'angolo. Scorre la lancetta del cronometro, si arriva al 37°, nulla accade. Bevagna spinge ma non trova gli spazi giusti per impensierire la difesa del Foligno. Si va avanti, si va tutti negli spogliatoi sul punteggio di Foligno 1-0. Inizia la ripresa, subito al primo, Catarinelli mette in angolo, Catarinelli si ripete ancora al secondo minuto. Al 14° Bacchi da fermo colpisce la traversa su calcio piazzato. Nella ripresa il Bevagna non riesce ad affacciarsi dalle parti di Marinaro, merito dei ragazzi di Proietti. Al 35° arriva il raddoppio dai 20 metri, Nessini fa esplodere il destro che fulmina Catarinelli. Al 41° Catarinelli mette in angolo, il Foligno sbanca il Palmieri con netto 2-0, Bevagna sottotono non pervenuto, da rivedere in settimana col mister che dovrà molto lavorare per i suoi ragazzi. Sì, io faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una settimana importante e avevano voglia di riscattare Bastia, quindi sono venuti qui, hanno fatto una grande partita, ma io sottolineerei la qualità che abbiamo messo in campo nel secondo tempo, perché il secondo tempo diciamo che poteva avere un punteggio molto più largo, questo non è stato possibile perché il portiere ha fatto dei miracoli, il portiere del Bevagna, insomma, ecco. Secondo me oggi c'è da dire solo una cosa, che è stato un grandissimo bel Foligno che ha voluto, meritato e ha fatto di tutto, anzi di più, per ottenere la vittoria. Quindi non dire noi siamo stati sottotono significa togliere dei meriti a Foligno, non è il caso di farlo. Quindi tanto di cappello al Foligno e partita strameritata di vincere. Domenica abbiamo subito uno scontro diretto fuori casa e proveremo a rifarci tra una settimana.